uomini di preghiera che insegnano a pregare perché la vita riveli la sua pienezza come dimora della vita divina. Il compito che l'arcivescovo assegna ai 5 nuovi diaconi permanenti, ordinandoli in un duomo dove trovano posto le mogli, i figli, le famiglie, le comunità di appartenenza e di destinazione pastorale, tanti amici e fedeli, dice per intero la scelta di chi si impegna quotidianamente in un'esperienza non facile, vissuta tra famiglia, professione, missione, ministero. Così come hanno deciso di fare Francesco Buono, classe 1962, Gaetano Macaluso, 50enne, Florin Moldovan, 38 anni, Giulio Napoletano, del 1962, e Alessandro Terribile, del 74. Storie di vita e di lavoro diverse, ma che trovano un loro coronamento con l'ordinazione nella messa, concelebrata da 5 vescovi e 40 sacerdoti, una trentina i diaconi permanenti presenti. Dopo la presentazione degli ordinandi con i loro eccomi, l'omelia del vescovo Mario è un richiamo al significato e al ruolo dei diaconi permanenti, delineato in riferimento alle letture della solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, che conclude l'anno liturgico e nella cui celebrazione vigiliare avviene il rito dell'ordinazione. La regalità di Gesù ha attratto questi 5 uomini che ha chiamato al ministero del diaconato perché siano voce della Chiesa. Hanno scelto come frase per ispirare la preghiera e il proposito di servire la parola di Gesù quell'espressione del Vangelo di Giovanni: attirerò tutti a me. Dice infatti l'arcivescovo. Nella loro età adulta, nel vivere la loro vita familiare, nell'esercizio della loro professione, hanno avvertito la chiamata al diaconato come a un compimento. Diaconi dunque? Come collaboratori per la missione. La missione che consiste nell'invitare uomini e donne del nostro tempo e della nostra terra ad accogliere l'attrattiva di Gesù. Perché la vita, i gesti, le persone possano rivelare la profondità che custodiscono. Perché il povero che riceve un po' di pane, un po' d'acqua, un vestito, si riveli l'immagine di Cristo e non soltanto occasione per una elemosina. E aggiunge: i diaconi sono mandati per essere uomini di preghiera che insegnano a pregare, per vincere la distrazione. Troppo distratti vivono gli uomini e le donne del nostro tempo, sempre inseguendo minuzie, sempre ammalati di banalità, sempre eccitati per l'ultima notizia, troppo distratti. Uomini e donne di preghiera possono insegnare a pregare perché la vita riveli la sua pienezza. Poi gli impegni degli eletti con il sì lo voglio e il sì lo prometto. Le litanie dei santi. L'imposizione delle mani nel silenzio della cattedrale, la preghiera di ordinazione e i riti esplicativi con la vestizione degli abiti diaconali e la consegna del libro dei Vangeli. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei divenuto annunciatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni.